la velocità troppo sostenuta nella rotatoria o uno sbilanciamento del carico oppure un cedimento strutturale del rimorchio. Qualunque sia, per una di queste ragioni 32 balle di foraggio sono cadute dal rimorchio, capovolgendolo completamente e sparpagliandosi sull'asfalto, e parte di esse anche nella scarpata sottostante della carreggiata. Nella rotatoria, lungo la Pergolese all'altezza dell'innesto con la strada provinciale 18 per Monterado, il camion a rimorchio della ditta Giacchini di San Lorenzo in Campo, che si occupa di lavorazione foraggi ed essiccazione di erba medica, ha perso tutto il carico alle 9:20 di questa mattina, paralizzando completamente il traffico. Il camion proveniva dalla sede dell'azienda e si stava dirigendo verso il casello autostradale di Marotta, da dove poi avrebbe continuato il suo viaggio verso Milano, destinazione finale del foraggio. Sul posto sono intervenuti subito le pattuglie della polizia locale di Trecastelli, che hanno chiesto immediatamente il supporto dei carabinieri di Belforte e così hanno potuto regolamentare la circolazione particolarmente intensa sulla strada provinciale 424 a quell'ora del mattino. Il rimorchio del mezzo, che si è completamente ribaltato nell'incidente, è stato portato via e le balle di fieno che non si sono disgregate nella caduta sono state recuperate e caricate su di un altro mezzo della stessa ditta e riportate in azienda. Notevoli i danni e le ripercussioni economiche per la ditta Giacchini, quantificabili in oltre 10.000 euro. Nessun altro mezzo però è stato coinvolto nell'episodio e nessuna conseguenza fisica è stata riportata dal conducente dell'auto articolato.